Sindaco, la raccolta differenziata è stata avviata ufficialmente oggi, naturalmente c'è tanto da lavorare, chiedete la massima collaborazione da parte dei cittadini, voi quest'oggi avete fatto un incontro tecnico, cosa sta emergendo? Ma intanto partiamo, ecco, questo già è un segnale positivo. Si parte oggi che è giorno 21, e da giorno 2 luglio inizieremo il percorso di rimozione dei cassonetti. Chiediamo chiaramente la collaborazione da parte di tutti quanti i cittadini, anche perché se vogliamo vivere in un paese civile, pulito, con un certo decoro urbano, dobbiamo dare tutti un contributo. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, c'è qualcosa che già potete consigliare ai cittadini, visto che in questa fase, prima che vengano tolti i cassonetti, ci sarà una sinergia tra comune e cittadini, poi partiranno anche i controlli severi? Ma secondo me ci vuole tanto buonsenso e poi devono seguire le linee guida, insomma, dei giorni in cui si deve fare appunto la raccolta differenziata, a seconda dell'umido, del vetro. Basta, è un percorso semplice, può sembrare complicato perché siamo stati abituati in un altro modo, ma secondo me con il tempo alla fine riusciremo a percorrere la strada giusta e ad ottenere degli ottimi risultati, anche perché il nostro obiettivo è nel giro di pochi anni di diventare appunto uno dei comuni più virtuosi della Riviera Ionica. Un appello a microfoni spenti lo ha fatto, cioè quello di conferire intanto i rifiuti nei cassonetti finché ci saranno i cassonetti dopo le 19 la sera. Bisogna Sì, ma questa c'è un'ordinanza per cui chi farla ovviamente rispettare. bisogna farla rispettare certamente, serve comunque anche la collaborazione da parte dei cittadini, ovviamente chi non segue l'ordinanza verrà punito severamente, così come verranno puniti severamente i cittadini degli altri comuni che continuano a scaricare appunto la propria spazzatura nei nostri cassonetti. Per chiudere, i cittadini possono già mettere i mastelli la mattina alle 6, prima delle 6, così come stabilito nell'ordinanza che lei ha firmato e quindi secondo il calendario che è stato predisposto. Tutto sta funzionando. Sì, sta funzionando. Stamattina è iniziata la raccolta del vetro, c'è stata qualche segnalazione, ovviamente è il primo giorno, ma sicuramente migliorerà nel corso dei prossimi giorni la situazione.